Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché vi darò ovviamente un'impressione veloce su quello che è il banner della seconda parte crossover, dove sono stati uniti i banner di Aeris e di Sephiroth, ovviamente con le rispettive armi e costumi, e in più è stata aggiunta l'arma di Kaid Sith, ovvero il megafono di Quina. Arma che sinceramente parlando è anche piuttosto interessante dal suo punto di vista, diciamo, strategico, però ricordiamoci che questo è comunque un banner dove chi ovviamente voleva pullare ha già pullato, però a differenza comunque di altri banner posso dire che questo per me è un buon banner. È un buon banner semplicemente perché abbiamo la Kusha's Blade di Sephiroth, che per chi non possiede l'Electrocannon di Barrett o magari vuole utilizzare Sephiroth un po' come debuffer, ha la possibilità comunque di poterlo usare e di poterlo sfruttare. E in più abbiamo anche l'arma di Kaid Sith, che a mio avviso è molto 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 carina. Abbiamo quasi una versione dell'arma di Monster Hunter di Aeris, per chi ovviamente utilizza Aeris, mentre invece in questo caso ce l'abbiamo per chi utilizza Kite come supporto o comunque vuole utilizzarlo come supporto. Ottime le Refined, perché comunque sono attacco generico e buff debuff extension, quindi possono essere utilizzate praticamente sia da attaccanti magici che da attaccanti fisici, e questa è una cosa comunque da non sottovalutare. E poi ovviamente anche l'abilità stessa, abbiamo l'attacco fisico che viene incrementato a tutti e anche la difesa fisica, quindi Kite diventa un ottimo supporto fisico letteralmente per i team fisici, per i team monofisici. Quindi se avete bisogno di danni fisici e al tempo stesso difesa fisica, Kite è sicuramente il vostro alleato migliore. Sono sicuro che usciranno armi simili anche per altri personaggi in futuro, e saranno tra l'altro wishlistabili, magari un po' meno forti, un po' meno dirette, ma che avranno comunque dei funzionamenti simili, quindi non mi sorprenderei più di tanto, così come appunto la Kusha's Blade è stata praticamente divorata da quello che effettivamente è l'Electrocannon possibilmente, quindi ci sta assolutamente. Per quanto invece riguarda l'arma di Aeris, abbiamo l'aggiornamento del fatto che adesso costa soltanto 3 barre ATB e che ci consente per l'appunto di ottenere il Potencies in High già subito a partire da OB6, e vabbè, questo già lo sapevamo, però avere comunque un'arma che ti consente di incrementare subito l'attacco magico dell'alleato può essere interessante, anche se ormai sappiamo che molto probabilmente arriveranno cose migliori in futuro. Molto buoni invece i costumi, se vi interessano i costumi, molto molto buono, specialmente quello di Sephiroth, che adesso ha la possibilità di diventare molto forte dal punto di vista magico a partire da subito, specialmente magico non elementale, qualora si voglia utilizzare come magico non elementale, perché abbiamo subito 3 punti boost HP e 3 punti boost per quanto riguarda appunto il Magic Ability. Per quanto riguarda Aeris invece Healing rimane comunque a 10 punti, che sono assolutamente validi, e HP 15, che permettono di avere una versione, diciamo, aggiornata e più potenziata rispetto magari ad altre skin che effettivamente si possono avere. Detto ciò ragazzi, non ho altro da aggiungere, penso che appunto il buff o comunque in generale il banner parli da solo. Io lo reputo comunque un buon banner perché ci sono 2 armi su 3 che vale la pena secondo me pullare per coloro che ovviamente non ce le hanno e che vogliono potenziare comunque i loro personaggi preferiti. Detto ciò, io come sempre vi aspetto col prossimo appuntamento, e se volete stasera ci vediamo in live per studiare un po' le mock battle dell'evento di Gilda. Detto ciò vi ringrazio e alla prossima.